Parliamo adesso della legge di Ohm, una delle leggi fondamentali per la comprensione e lo studio dei circuiti elettrici. La legge di Ohm esprime il legame esistente fra tensione, corrente e resistenza. Quindi esprime il legame tra tensione V, la corrente I e la resistenza R. Nella definizione di resistenza abbiamo già scritto la legge di Ohm senza esplicitarla, perché abbiamo detto che la resistenza è definita proprio come il rapporto fra la tensione e la corrente circolante nella resistenza stessa, dove V, la tensione, è quella ai capi della resistenza. Esprimendo le tre grandezze, una in funzione dell'altra, abbiamo diverse possibilità di scrittura della legge di Ohm. La prima è questa, R uguale a V fratto I, poi possiamo esprimere la tensione V come prodotto di R per I, resistenza per corrente. Oppure possiamo esprimere la corrente come il rapporto fra la tensione e la resistenza. E tenendo conto che 1 fratto R è la conduttanza, questa la possiamo anche esprimere sotto forma di G per V, cioè la corrente uguale alla conduttanza per la tensione applicata. Non dobbiamo farci ingannare dalla apparente semplicità della legge di Ohm. La legge di Ohm è sicuramente una legge semplice perché è una legge di proporzionalità fra tensione e corrente con coefficiente di proporzionalità pari proprio alla resistenza. Però nell'espressione della legge di Ohm, tenendo conto che la tensione è in realtà una differenza di potenziale e quindi ha bisogno di due punti per essere definite, e la corrente è appunto una corrente caratterizzata da un verso, dobbiamo tenere conto di questi fattori nello scrivere e nell'utilizzare la legge di Ohm. Quindi prendiamo il simbolo del resistore R che abbiamo detto indicare. La legge di Ohm stabilisce il legame fra la tensione V, dove V è identificato dalla coppia di segni più e meno, dove il segno più sappiamo essere utilizzato per indicare il terminale del resistore che noi supponiamo essere a tensione maggiore rispetto all'altro. Adesso, nell'utilizzo corretto della legge di Ohm, la corrente I non possiamo indifferentemente rappresentarla nei due possibili versi, ma dobbiamo rispettare una convenzione dove la corrente I la identifichiamo e la rappresentiamo nel circuito come entrante nel morsetto identificato con il più della tensione. Se rispettiamo questa convenzione sui segni, allora la legge di Ohm viene espressa esattamente con le espressioni che abbiamo scritto sopra, dove tutte le grandezze vengono ipotizzate positive. Questa convenzione non si usa solo per i resistori, ma si utilizza per tutti i bipoli passivi, cioè quelli che non producono energia, in pratica tutti i bipoli ad eccezione dei generatori. Quindi questa è la convenzione dei segni dei bipoli. I bipoli sono i componenti a due terminali, sappiamo, quindi a due poli, due morsetti, due terminali passivi. Se
se noi rispettiamo questa convenzione, allora la scrittura della legge di Ohm, è quella che abbiamo visto. Ovviamente nessuno ci impedisce in un circuito, di non rispettare questa convenzione, ma nel caso lo facessimo dovremmo cambiare il segno all'espressione della legge di Ohm. Quindi da espressioni tutte positive diventerebbero tutte accompagnate da un segno meno che corrisponde alla variazione del verso della corrente rispetto ai segni della tensione. Il rispetto della convenzione ci assicura anche un altro elemento fondamentale, che la potenza P, che sappiamo essere data dal prodotto V per I, quindi la potenza P riferita al resistore R, in cui effettuiamo il prodotto della tensione per la corrente, avendo rispettato la convenzione dei segni dei bipoli passivi nella determinazione di I e di V, allora in questo caso la potenza diventa una potenza assorbita, cioè ci assicura che troveremo un valore positivo di potenza e questa potenza rappresenterà la potenza assorbita dal bipolo. Utilizzando, adesso mettiamo in evidenza anche questo fatto legato alla convenzione sui segni appena detta. Utilizzando la legge di Ohm, noi possiamo vedere anche che la potenza per un resistore, la potenza assorbita da un resistore, appunto V per I, la possiamo anche esprimere utilizzando la relazione della legge di Ohm, e quindi trovare che la potenza è uguale anche R per I al quadrato, andando a sostituire via via l'espressione di una delle grandezze presenti nella base V per I con l'espressione corrispondente della legge di Ohm, oppure V quadro fratto R, che è anche uguale a V quadro G. E queste quattro possibili scritture per il calcolo della potenza ovviamente forniranno lo stesso risultato. Utilizzeremo quella che di volta in volta ci sarà più comoda per determinare la potenza assorbita dal resistore.